Siamo al segno del Capricorno, è una luna bellissima, parla di spostamenti, di viaggi, di chiamate anche che possono arrivare da lontano, di notizie che arrivano da persone che non vedete da tanto tempo, ma è una luna che parla soprattutto di affari e di nuovi progetti professionali che potete mettere in pratica, che potete varare, grazie anche a un bellissimo Marte che transita nel vostro segno e che vi rende finalmente attivi, no? Pronti ad accettare una sfida. Andiamo al segno dell'acquario, è una luna sicuramente migliore rispetto a quella dei giorni scorsi, è una luna che però vi invita a fare anche un